fossi stato un bookmakers circa un anno fa, quanto l'avresti data questa giornata di apertura oggi? Certa. Ah, quindi l'avresti pagata a zero, insomma. Sì, avrei pagato a zero. Al sindaco Franconi ho chiesto che fossi stato un bookmakers un anno fa, a quanto l'avresti data la scommessa di oggi si inaugura la scuola? Mi ha detto a zero, ero sicuro. Non sono uno scommettitore, però credevo fortemente in questa cosa. Cioè, no. C'era una famosa pubblicità che faceva two is better che one. Due scuole inaugurate in due giorni. Eh? Una Ponzano e una Pontinella, tra l'altro rivali storiche. Insomma, fantastico direi, dell'incredibile. Ha dell'incredibile, dopo tanta attesa. Io ho provato per tanti anni le difficoltà che Pontinella ha dovuto affrontare lo scorso anno con la chiusura della Puntagione Montanara, con il Presso Fucine, e nella stessa settimana abbiamo inaugurato il giorno prima il Presso Fucine e ora la Puntatone. Quindi davvero una bella conquista per le nostre scuole, le famiglie dei due territori che si riappropriano dei loro spazi. Buon anno scolastico. Allora, a volte ci vogliono anni per fare, a metafora, la cuccia del cane. Qui in 10 mesi è stato praticamente buttato giù una costruzione che era finita decenni e costruito sopra questa astronave, cioè com'è? Una cattedrale della formazione che crea futuro, io la chiamo così perché qua si formeranno generazioni e generazioni di pontederesi. È stato veramente una scommessa del sindaco, di tutta l'amministrazione, della giunta, e per fortuna oggi siamo qua, insomma ci abbiamo creduto. Abbiamo scommesso, abbiamo vinto questa scommessa. Ma non per noi, ma per Pontedera, per i giovani ragazzi di Pontedera e per il futuro della nostra città. Auspicabile che questo pragmatismo e questa velocità si possa rivedere anche in un sacco. Non di è sempre, non sarà sempre così. Cioè. Questo lo premetto però. Consentitemi non solo di ringraziare il sindaco per questo invito. E vorrei in apertura salutare il Presidente e i consiglieri e assessori regionali per la mia esperienza che ho avuto di Presidente. Dino Carlesi è stato un uomo di cultura. Dino Carlesi è stato un amministratore scrupoloso. Era alla prima legislatura e aveva il terrore di sbagliare, per cui prima di fare di proporre un'iniziativa si tormentava, ne discuteva, ed era un elemento di iniziativa culturale dentro la regione. Io ricordo di Dino Carlesi per due cose alla gente che non era di quei tempi. Collaborò al famoso manifesto dopo l'alluvione per la rinascita di Pontedera.